E bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi insieme al mio amico Mario Nazza vi portiamo il Give Card to Friends. Give Card to Friends cosa significa? Che un nostro amico ci può donare un qualsiasi tipo di veicolo. Quindi ragazzi, se siamo poveri e vogliamo fare qualche soldino con questo glitch, riusciamo ad alzare qualcos'altro. Gli unici requisiti sono il bunker con all'interno il centro operativo mobile, e il centro operativo mobile deve avere nel terzo slot il deposito veicolo personale. Quindi ragazzi, se avete un bunker ed un combo potete fare questo glitch. Nel bunker dobbiamo avere almeno i candy. Quindi, per cominciare questo video, ci siamo spostati al bunker. Che cosa dobbiamo fare? Noi che andremo a ricevere il veicolo dobbiamo passare dalla sessione sola di invii, perché si fa in una sessione sola di invii perché esce meglio in questa sessione. Dobbiamo fare opzioni online e ce ne andiamo nella schermata del cambio personaggio. Quindi facciamo opzioni online e ce ne andiamo nella schermata del cambio personaggio per capirci dove ci troviamo davanti allo specchio della centrale di polizia. Quando saremo lì, l'amico che è rimasto nella sessione sola di invii, che cosa fa? Ci manda un invito tramite un partecipo a sessione del party. Noi accetteremo quell'invito e automaticamente verremo riportati in quella sessione. Questa, ragazzi, è la prima parte del glitch. Se non facciamo questo passaggio, il glitch non può funzionare. Quindi, quando saremo al bunker, opzioni online, cambia personaggio. Quando ci troveremo in questa schermata, andremo ad accettare l'invito che ci è stato inviato dal nostro amico e ci riporteranno automatico nella sessione sola di inviti. Quindi, aspettiamo il messaggio, lo accettiamo e rientriamo in sessione. Quindi ragazzi, nel frattempo vi ricordo di iscrivervi ai canali del Team Glitch, trovate sotto in descrizione. Abbiamo due canali Telegram, tra cui il Team Glitch e il Bogdan Ricambio. Quindi chi ha bisogno di fare anche qualche soldino con il Bogdan, ci venga a trovare, ci sono tanti ragazzi, vi aiutano, vi fanno guadagnare quel milioncino, così iniziate piano piano a giocare con questo gioco. Quindi ragazzi, qui ho ricevuto l'invito da parte del mio amico, lo vado ad accettare e vado a fare partecipare a sessione. Una volta in sessione, ragazzi, se volete essere più veloci, mettete il respawn al bunker. Io non ce l'avevo, respawnerò alla base operativa, ma me ne vado al bunker. Quindi, una volta in sessione, ce ne andiamo al bunker ed andiamo a iniziare la parte del glitch che ci interessa. Quindi, una volta qui, entriamo all'interno del nostro bunker ed andiamo ad invitare i nostri amici. Quindi servono noi e altri due amici, perché uno ci donerà la macchina e l'altro ci aiuterà a fare il glitch. A questo punto, una volta nel bunker, prendiamo e li andiamo a invitare. Ragazzi, questo è un bel glitch perché, come ho detto prima, vi permette di prendere macchine a gratis. Quindi basta avere un bunker ed un com all'interno del bunker, un bunker base, senza stare a mettere tante cazzate. Mettete solo il caddy che vedete alle mie spalle, perché ci servirà per farci poi spingere durante il glitch e vedrete come si fa. A questo punto, una volta che abbiamo invitato i nostri amici, andiamo a tirare il faggio fuori, quindi mettiamo all'interno del bunker un faggio, ragazzi, che è il veicolo che ci servirà. Quindi, ragazzi, vi ripeto, i requisiti sono, tanto li trovate scritti all'inizio del video, sono un bunker, terra terra con solo i caddy all'interno, il centro operativo mobile con il terzo slot veicolo personale, ed all'interno del centro operativo mobile dovete mettere un faggio. Quindi, una volta che siamo qui, tiriamo fuori il faggio e l'amico che ci donerà la macchina cosa deve fare? Deve prendere e salire col faggio con noi. Ragazzi, il video l'abbiamo fatto un po' così, vedete che è un po' lento i passaggi, perché? Perché purtroppo Mario ha dovuto fare il passaggio da una PlayStation all'altra, perché lui mi ha aiutato con due personaggi, purtroppo eravamo soltanto noi due e l'abbiamo fatto così. Quindi ringrazio Mario che si è sacrificato a switchare la TV con le due PlayStation per fare questo glitch. Ragazzi, potete passare qualsiasi tipo di veicolo da terra, ovviamente solo auto vendute da Legendary Motorsport, Southern Sant'Andreas e anche qualche veicolo speciale. Adesso non ricordo, ma non ci sono tanti veicoli speciali da passare. Però quello che a noi ci interessa di più cos'è? Fare soldi. Quindi nel momento in cui già ci passano una Issy o una Dominator dell'Arena War, sono bei soldini. Poi certo, se avete profili con macchine moddate e volete passarle, le potete passare, o se volete macchine moddate che hanno i vostri amici, questo glitch ve lo permette. Quindi a questo punto, una volta che siamo sul faggio, io e l'amico che ci dovrà donare il veicolo, ci posizioniamo come state vedendo nel video con il faggio. Praticamente ci deve uscire in alto a sinistra la freccetta a destra che ci fa entrare all'interno del combo.
Già dove sono io va benissimo, ragazzi, è perfetto così. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diventare CEO, quindi noi che guidiamo la Vespa diventiamo CEO e dovremo fare assumi associati ed andremo ad assumere l'amico che si trova sulla Vespa con noi. Non vi preoccupate di riguardare in alto a destra se vede un altro personaggio, vedete un altro personaggio, perché? Perché come vi ripeto, Mario ha dovuto farlo con due PlayStation e mi ha dovuto passare la clip. Quindi ringrazio ancora Mario per avermi passato la clip e per avermi permesso di fare questo video. Quindi vedete che già sopra in alto a destra il nostro amico ha l'invito al CEO. Non vi preoccupate, l'importante è che voi che siete sulla Vespa e dovrete ricevere il veicolo, aprite il CEO. Quindi andate su menu interazione, Securo Sell, diventate CEO. Una volta che siete diventati CEO, fate assumi associati ed andrete ad assumere solo ed esclusivamente l'amico che si trova sulla Vespa con noi. L'altro che porta il caddy deve solo fare quello, spingerci poi con la Vespa. Quindi, vi ripeto, andiamo a diventare CEO, facciamo come vedete nel video adesso, Securo Serve, diventa un CEO. Ed una volta che siamo diventati CEO, riapriamo il menu interazione, facciamo assumi associati ed andremo a assumere l'amico che si trova sulla Vespa con noi. All'amico arriverà il messaggio. Che cosa deve fare? Apre il telefonino, si posiziona sul messaggio, come vedete in alto a destra, dove escono tutte le scritte, e dovrà attendere. Dobbiamo contare fino a 3. Al nostro 3, l'amico. Che cosa fa? Accetta e noi ci ritiriamo. Io consiglio sempre che chi si ritira, quindi noi che siamo CEO dobbiamo ritirarci, di premere la X qualche secondo prima. Una volta aver fatto questo, saremo frizzati. Spammiamo il tasto destro per entrare nel COM e vedrete che sulla Vespetta si accende lo stop posteriore, come è successo a me. A questo punto siete frizzati, non potete fare più nulla, siete fermi. Il terzo amico che cosa fa? Prende il caddy e ci sposta fino a quella piazzola che vedete là giallo, o meglio, fino a quel riquadro giallo, in modo che poi quando andremo a finire il glitch saremo belli e frizzati, dovremo essere più lontani tutti. A questo punto l'amico che sta sul caddy, quando siamo arrivati su quella piazzoletta, su quell'area, andrà nel Titano, quindi farà missioni, farà attività create da Rockstar. Avvia attività create da Rockstar, un lavoro da titano. Una volta che sarà in lobby, ci dirà: sono in lobby tramite party. Noi che facciamo? Noi che portiamo la Vespa, andiamo su il party, facciamo un partecipa a sessione all'amico che si trova nel titano. E quando saremo sul messaggio nero, gli diremo: sono sul messaggio nero. L'amico uscirà. Una volta che sarà uscito, noi accetteremo questo messaggio e spammeremo velocemente X. Ragazzi, non dovete vedere le nuvole, perché se vedete le nuvole il glitch non va. Se è andato tutto a buon fine, scendete dal faggio e non potrete più risalire sul faggio. Come vedete, sto provando, ma non mi fa risalire. Quindi, una volta fatto questo passaggio, saremo sfrizzati. Il nostro veicolo è buggato. Ci posizioniamo su questa piazzola qua in cemento ed attendiamo che i nostri amici che andranno all'esterno andranno a continuare il glitch per poter far sì di donare il veicolo. A questo punto i nostri amici escono. Ragazzi, quello che era sulla Vespetta con noi non lo farà uscire. Quindi che cosa deve fare? Va sul menu interazione, o diventa Motorcycle Club o diventa CEO. Automaticamente viene espulso dal bunker e si troverà all'esterno. Come vedete, Nazza con il personaggio bellido sta andando sulla porta di uscita. Non lo farà uscire, ma farà menu interazione. O diventa CEO o diventa Motorcycle Club e automaticamente verrà buttato all'esterno. Una volta all'esterno, che cosa deve fare? Chi ci dona la macchina? Per prima cosa deve aprire la ruota delle armi, deve selezionare o il bazooka o il lanciamissili da ricerca ed entrare all'interno del veicolo. Salirà con lui sul veicolo anche l'amico che ci ha aiutato con il caddy. Quindi chi dona la macchina sale sulla macchina, prima di salire seleziona il bazooka e sale sulla macchina. Dopodiché, una volta che sarà sulla macchina, come vedete in alto a destra, apre il menu interazione, si avvicina al bunker, si ferma qualche centimetro prima del bunker, vedi, non vede il pallino giallo, però se posiziona la macchina dove la posiziona lui è perfetto. Il passeggero, quindi l'amico che portava il caddy, rimane in macchina. Chi guida scende dal veicolo col triangolo, si allontana il più possibile, ha già il bazooka, spara e si ammazza, si suicida, ragazzi. Come si suicida? Subito. Opzioni, andrà sulle shark card e rimarrà lì finché non sarà finito il glitch.
A questo punto l'amico che era rimasto sul veicolo, quindi che era il passeggero, verrà risucchiato all'interno del bunker con la macchina. Fra pochi secondi vedrete, apparirà la Issy all'interno del bunker, quindi era la macchina che mi stava donando Mario. Apparirà la Issy, vedrete che si aprirà lo sportello, ma non vedrete il personaggio. Una volta che si apre lo sportello, correte verso il veicolo, saliteci e automaticamente verrete risucchiati all'interno del combo, come sta per succedere a me. Ecco qui ragazzi, vedrete questa animazione, vi farà entrare nel com. Per sicurezza aspettate in basso a destra il caricamento arancione, tirate fuori il veicolo, ce lo rimettete e lo ritirate fuori. Il glitch è finito, l'amico va passato la macchina, quindi in questo momento io sono proprietario a tutti gli effetti della Issy. Ho guadagnato 1.800.000 grazie ad un amico che c'aveva più di me. Ragazzi, questo glitch è un bel glitch, noi lo usiamo per passarci le automoddate. Voi potete usarlo per fare soldi. Se siete tre amici, fate a ruota, una volta uno, una volta l'altro e una volta il terzo, e guadagnate così 1.800.000 a botta, perché la Issy, ragazzi, è 1.800.000 se la andiamo a vendere. Detto questo, ragazzi, il glitch è semplice. Sì, non è semplicissimo, però se lo vedete, se lo guardate bene, è una gran cazzata. Quindi, ragazzi, io detto questo, non posso solo che ringraziarvi. Se vi piace il video, lasciate un like. Condividetelo con gli amici, con tutte le piattaforme. In basso, in descrizione, trovate tutti i nostri link, tra cui il blog da ricambio, quello del Team Glitch, le pagine Facebook, le pagine Instagram. Contattateci dove volete se avete problemi. Detto questo, ragazzi, il glitch è finito. Io vi ringrazio come sempre. Mi raccomando, qualsiasi cosa, qualsiasi problema avete, venitecelo a dire, chiedetemelo anche sotto nei commenti, perché vi aiutiamo. Ragazzi, io non so che altro dirvi, vi ringrazio nuovamente, lasciate un bel like se il video vi piace, condividetelo, ci vediamo al prossimo video, spero presto. Ragazzi, ne arriva un giveaway, un contest dove metterò in palio un gioco digitale ed un account. Detto questo, al prossimo video.